3, 2, 1, benvenuti a San Francisco, Ops e Lisbona. Ciao, mi presento, mi chiamo Oleg e benvenuto sul Trips. Oggi vi porterò a Lisbona. Avremo a disposizione 4 giorni per visitarla tutta e qualche cosina dintorni. In questo momento mi trovo in Piazza Rossio, dietro le mie spalle c'è anche la statua di Pedro IV. Iniziamo qui il nostro giretto. Piazza del Rossio è sempre stata la piazza del popolo, il luogo in cui si svolgeva la vita quotidiana e ci si incontrava per i grandi avvenimenti. Eccola lì la statua di Pedro IV e nella sua base 4 figure femminili che rappresentano le virtù del re. E ora si parte verso il quartiere Alfama, il cuore storico della città, che custodisce l'anima tradizionale di Lisbona. Amici, mi trovo qui sotto la Sé, la cattedrale di Lisbona, a gustarmi queste patate olandesi, buonissime tra l'altro, e con questo sole meraviglioso. Che bello, che bello! Visita la cattedrale di Lisbona, conosciuta come la Sé, significa viaggiare a lungo 800 anni di storia, dal coro superiore al presbiterio, dalla navata centrale al deambulatorio, con le sue cappelle raggianti, senza dimenticare il Museo del Tesoro e il balconcino con la sua magnifica vista. Vale la pena scoprire ogni angolo di questo edificio, di innegabile valore storico, architettonico, religioso e spirituale. In questa chiesa fu battezzato Sant'Antonio. La leggenda narra che, quando era bambino e studiava nella scuola di questa cattedrale, egli fu tentato dal diavolo, proprio in questo punto, e lo respinse disegnando il segno della croce che vi si trova inciso. Ragazzi, adesso vi farò vedere una cosa bellissima, una delle cose che non dovete perdere qui a Lisbona è lo storico tram numero 28, ma guardatelo com'è bello! E se ci salite sopra potete attraversare tutti questi vicoli stretti, ancora più stretti di questa curva. Stupenda, guarda, ne arriva un altro alle mie spalle. Bello bello. Ed eccomi qua su una delle terrazze più famose di Lisbona, di Santa Luzia. Molto bella, spettacolare, vista mozzafiato e con i suoi azulejos, piastrelle che si possono vedere da tutti i lati, sia dai bordi e sia anche dalle mura qui vicine. One of these days, we'll give back the time we borrowed. In questo momento mi sto dirigendo verso Morodoro da Grassa. È un continuo saliscendico ad Alfama, quindi armatevi di pazienza e buon fiato. One of these afternoons, I swear, we'll get up and we'll leave this. Che dire di Alfama? Il quartiere è caratteristico, è uno dei pochi che è sopravvissuto al famoso terremoto del 1755. Potete vedere, anzi abbiamo visto un sacco di terrazze panoramiche. Ogni terrazza panoramica ha un suo artista di strada, anzi ce ne sono di più e a turni si esibiscono. Pensate che se ne arriva uno è lì che aspetta per più turno, uno dietro l'altro. Ed è incredibile questa atmosfera rilassante in cui ci si può riposare, godersi del panorama nel frattempo che si ascolta la musica. E dopo aver finito il mio piccolo spuntino è ora di incamminarsi verso il castello di San Giorgio, che si trova qui su verso il colle. No, non potete capire quello che sto vedendo, guardate qui, non so se rende il tramonto qui da Castel San Giorgio con la terrazza panoramica,
Mamma mia, non l'avevo neanche programmata questa cosa qui. No, vabbè, ma che cos'è? I pavoni sopra gli alberi? Non li ho mai visti, ma sentite che casino che fanno! Ce ne sono almeno 10-20 qua sopra quest'albero. Per chi visita la città, il castello di São Jorge è una affascinante attrazione turistica e ciò in parte è dovuto a una grande ristrutturazione effettuata negli anni 40. Questo castello ha assistito alla caduta dei Romani e dei Visigoti, ai cruenti scontri tra arabi e cristiani, è sopravvissuto ai terribili assedi dei castigliani e ha assistito alla nascita del Portogallo, la grande potenza marittima. Piazza del Rossio animata per le feste. Buongiorno, oggi è il secondo giorno a Lisbona e incominciamo dall'Igreja di São Domingos. Eccola lì. La chiesa bruciata di Lisbona è un luogo magico. Un incendio ha reso unico il suo interno e la sua storia legata ad eventi tragici, come i processi dell'Inquisizione, fornisce un fascino unico in centro alla capitale del Portogallo. In questo momento sono su Rua Augusta, uno dei viali principali qui a Lisbona. È pieno di localini, negozietti, pieno stracolmo di gente la sera. Mi sto dirigendo verso la Plaza del Commercio per ammirarla anche di giorno. Direi che assomiglia un po' a una delle piazze italiane, quella di Trieste. Ha una certa somiglianza. Una volta su questo posto c'era Palazzo Reale, che poi fu distrutto dal famoso terremoto. In questo momento è la piazza principale di Lisbona, molto bella, e direi che sicuramente è una delle cose principali da vedere qui in città. Ed eccomi vicino a un'altra attrazione qui di Lisbona. Guardate, qui c'è la Levador de Santa Giusta. In questo momento è un'attrazione turistica, una volta invece era un mezzo di trasporto vero e proprio perché portava i cittadini dalla parte bassa, Baessa, verso l'alto, verso Carmo. Potete vederla, è alta 45 metri, è in ferro battuto. Una volta il ferro non veniva usato solo per le costruzioni ma anche per arte decorativa. Molto bello, è del XIX secolo, quindi è abbastanza antico. E se volete ammirare il panorama ad altezza di quei 45 metri, vi toccherà fare la fila, che spesso è abbastanza lunga, e pagare 5 euro all'incirca. Quella che una volta era la chiesa gotica più imponente a Lisbona, oggi è solo scheletro di rovine, ma è la sua imperfezione che la rende unica. Convento do Carmo. Era la mattina del 1 novembre 1755, quando gran parte di Lisbona fu rasa al suolo da un violento terremoto. Si stima che l'intensità della scossa abbia superato gli 8 gradi della scala Richter. La chiesa era considerata una delle più belle della città. Il terremoto la trasformò in un cumulo di macerie e l'incendio che ne eseguì contribuì a distruggere anche il suo grande patrimonio religioso e artistico. Igreja do Carmo è così diventata un memoriale del terremoto. Oltre ai reperti dell'età preistorica, il Museo do Carmo ospita due mummie peruviane perfettamente conservate, oggetti ed elementi appartenenti alla stessa Igreja do Carmo ritrovati sotto le macerie pressoché intatti.
Miradoro de São Pedro de Alcântara si trova nel quartiere Bairro Alto, da di cui si gode della sublime vista di gran parte della città di Lisbona. Che dire, è giunta l'ora di assaggiare un pastel de bacalao. Eccola qui. Un vero spettacolo, buonissima. Finito lo spuntino, è ora di proseguire. La giornata è ancora lunghina e speriamo di farcela. Andremo alla volta del cimitero di Prazeré. Prenderò questo tram qui numero 28 che arriva fino al capolinea. Ed eccomi al cimitero dos Prazeres. Sto camminando lungo vialetto che porta direttamente al mausoleo del duca di Palmella, contiene i suoi resti e dei suoi familiari. È il mausoleo più grande d'Europa e qui puoi anche vedere delle croci, sono i suoi dipendenti, sono stati sepolti qua lungo vialetto. Comunque è il cimitero più importante di Lisbona, sicuramente ne vale la visita, niente di macabro, tutto tranquillo, in pace, è molto curato e un sacco di personaggi che hanno fatto la storia del Portogallo sono stati sepolti qua. Per cui se avete tempo pensateci a fare una visitina, una passeggiata, che comunque prendendo il tram di prima, il numero 28, passerete dei vicoli, delle stradine che non avete mai visto. Comunque ho visto un sacco di tombe rotte, scassate e per un attimo mi sono detto forse perché sono talmente vecchie che ormai si stanno tutte rovinando. Invece guardavo anche questo particolare qua, guardate, tutta aperta, addirittura lì sopra è tutta spaccata, come se qualcuno li aprisse appositamente. Mamma mia, mi sa che è diventato proprio macabro quella sera. Per fortuna chiudo alle 5. Sicuramente non possono mancare un paio di tappe qui vicino al cimitero, se c'è andato o meno. Comunque sono la Basilica d'Estrela e Jardim, con lo stesso nome, d'Estrela. Molto belli. La Basilica è un po' buia, ma molto decorata e spettacolare con la cupola in alto. Sicuramente merita una visita. E Jardim invece ha una grandissima varietà di piante ed è stato costruito a metà dell'Ottocento con lo stile all'inglese. E per finire in bellezza una cena in una tipica trattoria portoghese, Casa da India. Buongiorno, sono al terzo giorno qui in Lisbona. Mi trovo davanti alla stazione Rossio per andare alla volta di Sintra. Sintra è un posto stupendo, non deve mancare assolutamente se dovete farvi 3-4 giorni in Lisbona. Mi raccomando. Adesso vi farò vedere come si prende questo treno, va diretto e ci mette più o meno 45-50 minuti. In questa piccola stazione che fa da collegamento con Sintra, attenzione alle biglietterie. In alta stagione possono risultare assai affollate. La frequenza è di circa 3 partenze all'ora, durante le ore di luce. Il costo è in circa 2,40 euro tratta. Don't know if I told you. Quello che vi consiglio vivamente è di prendere i bus qui a Sintra. Precisamente prendete il ticket circolare, costa 13,50 euro, vale tutto il giorno 24 ore e potrete salire e scendere dove vi pare e girare in totale libertà. Prima tappa che vediamo oggi è il Castello dei Mori, l'antica fortezza medievale.
And I got this feeling you could be my girl. Come on, don't run away with me. We could see what there is to see. And your looks like a crazy dream. See you running through an open door. I don't wanna be alone no more. And your looks like a Castelo dos Moros è un'imponente fortificazione che risale all'occupazione del Portogallo da parte dei Mori, costruito presumibilmente nell'VIII secolo. Anch'esso distrutto dal famoso terremoto, fu restaurato nel 1840 da Ferdinando II. Per visitarlo ci vogliono almeno 60 minuti, al prezzo di 12 euro. Ma che figata! Guardate che bellezza di paesaggio! Che dire, il giro è stato molto affascinante. Camminare sopra quelle mura medievali è uno spettacolo. Oltre che si vedono dei panorami bellissimi sopra la valle, e in più ci si tuffa nel tempo in mezzo a tutte quelle rovine. Bello, bello. Mi è piaciuto molto. Mi sto dirigendo verso Palacio Nacional da Peña. Ecco qua la scalinata, c'è un po' di salita da fare, nulla di preoccupante, un po' ginnastica fa bene. E ho scelto la variante solo parco perché si può fare accesso anche alle terrazze, per cui se non volete perdere tempo, volete visitare altre attrazioni qui nei dintorni di Sintra, vi conviene visitare solo il parco e vedere il palazzo da fuori. Un po' di storia del Palacio da Peña. Inizialmente nel XV secolo fu eretto un monastero. Successivamente, nel fine 700, si deteriorò e fu pesantemente danneggiato dai fulmini e dal terremoto. Nel 1838 il re Ferdinando II e Maria II del Portogallo acquisirono le rovine, trasformando il sito in una sontuosa residenza estiva per la famiglia reale. All'inizio del XX secolo, dopo l'abolizione della monarchia, il palazzo fu convertito in museo. Dal 1995 fa parte del patrimonio UNESCO. Questo splendido palazzo presenta una combinazione unica di influenze romantiche, gotiche e moresche che incantano i visitatori con i suoi colori vivaci e il suo fascino fiabesco. Inoltre offre spettacolari viste panoramiche del paesaggio sottostante. L'ultima attrazione di oggi è Quinta della Galera. Qui sempre a Sintra, è una delle attrazioni principali da visitare. A voi le immagini. La tenuta non ha origini antiche, è stata edificata all'inizio del Novecento. È circondata da giardini, fontane, statue, pozzi e grotte. La caratteristica del sito è quella di avere uno stretto legame con la massoneria e l'alchimia, fonte di ispirazione per diverse leggende. Quello che ci colpisce di più è il pozzo iniziatico, formato da 9 livelli e legato all'esoterismo. Sul fondo del pozzo è infatti ben visibile una bussola con l'effigie della croce dei Templari. Il numero 9 richiamerebbe i gironi dell'inferno, purgatorio e paradiso della Divina Commedia di Dante. I riti di iniziazione che si compilavano in questo pozzo prevedevano la discesa e risalita dalle scale a spirale, metafore di morte e rinascita. Oggi oltre a Sintra anche Capo da Rocca, il punto più occidentale del continente europeo. Ma guardate lì, guardatelo, guardate che vento! Until I know what is true. I'm not as strong as I thought I was. Everything we built turns to dust. Fall in love with the fire. Fire, the dancing.
per chi volesse può portare a casa un ricordino, un pensierino di Cabo da Roca, passando qui dall'ufficio del turismo e farci fare il certificato. Ovviamente a pagamento, ma è una figata assurda. Quarto giorno a Lisbona e non potevo di certo mancare uno dei quartieri assolutamente da visitare. Si tratta del quartiere di Belém. Il ponte 25 d'aprile con i suoi 2.277 metri di lunghezza è il ponte sospeso più lungo d'Europa. Il nome attuale deriva dalla rivoluzione dei garofani del 25 aprile del 1974. Assomiglia molto al Golden Gate di San Francisco, non solo di estetica, ma anche i loro progetti sono quasi identici. Entrambi i ponti sono situati in regioni ad alta possibile attività sismica. Questo ponte è stato progettato per resistere a un terremoto 4 volte più forte di quello del 1755. Quello che dovreste sapere è che il fiume Tago in realtà è un fiume salato ed è molto praticata la pesca qui sulle rive, in cui viene pescato il pesce proprio di mare, di oceano, per cui ci sono i ristorantini laggiù lungo il molo che stanno facendo le grigliate di pesce e si sente un gran odore. Che bontà! Monumento alle scoperte, qui nel quartiere Belém, deve per forza far parte della vostra lista qui nella visita di Lisbona. È un monumento realizzato appositamente per commemorare l'epoca d'oro portoghese delle conquiste. Sono presentati nelle figure i maggiori navigatori, esploratori, cartografi, guerrieri, re e regine. La magnifica Torre di Belém, uno dei luoghi più visitati di Lisbona, patrimonio UNESCO, costruita nel 1500 appositamente come una torre di sorveglianza e di controllo. Una volta di qui partivano le conquiste portoghesi. Guardate quanta è stupenda, con i suoi stili gotici, bizantini, manuelini. Una ricchezza veramente unica. Proseguiamo verso una tappa davvero imperdibile. Raga, sono maniche corte e siamo al 22 di dicembre. Uno spettacolo puro qui a Lisbona. E mi gusto in questo momento uno dei migliori hot dog qui da un baracchino. No, gli hot dog erano troppo, troppo buoni. Ne ho addirittura ordinato un altro con patatine piccoline fritte, cipolle, formaggio fuso alla piastra messo sopra. Uno spettacolo. Buono, buono. Vi do qua sotto in descrizione come si chiama, vi metto il nome, così se per caso vi troverete da queste parti, sotto il monastero dei Geronimus, non mancate l'appuntamento con questo hot dog. Lo splendido monastero dei Geronimus occupa il posto d'onore tra i più importanti edifici religiosi di Lisbona. Questo luogo è legato a filo doppio ai pionieri della navigazione e agli esploratori portoghesi. Qui Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral vegliarono in preghiera prima di imbarcarsi nei loro epici viaggi per l'India e intorno a Africa via mare. Più tardi, l'oro e le incredibili ricchezze accumulate nel commercio delle spezie finanziarono la costruzione dell'imponente monastero dei Geronimus, trasformandolo da una semplice chiesetta in uno dei complessi religiosi più suggestivi del Portogallo. La costruzione impiegò più di un secolo e coincise con l'apice dello stile manuelino, tardo gotico portoghese. Il monastero dei Geronimus è un vasto complesso che comprende tre sezioni: la chiesa di Santa Maria, i chiostri e l'ala occidentale. Thank you.
non poteva mancare la mitica pasta de Belém, ricetta centenaria, dicono che la fanno solo qui ed è la più buona di tutta la città. No vabbè, assurdo! Che bontà, mamma mia, mi raccomando la canna da sopra perché sennò non è buona, è eccezionale. E per finire un commento caldo su Lisbona, cosa potrei dirvi? Vi dico che alla fine mi sono smentito da solo, l'avevo un po' sottovalutata la capitale portoghese, invece me ne sono proprio innamorato, tra i quartieri, Azulejos, le attrazioni principali, ce n'è di tutto e di più, per cui mi raccomando, prendetela con estrema calma, prendetevi 3-4 giorni, venite qua a Lisbona e giratela, soprattutto anche Sintra e Capo da Rocca, una roba incredibile. Niente, il video finisce qua, mi raccomando lasciate un bel like, commento e poi iscrivetevi al canale se non foste ancora iscritti. Ci vediamo alla prossima avventura!